domenica sera tra Napoli e Roma, un altro partitone a Fuorigrotta. Sarà Kvaratskhelia che ha recuperato ufficialmente, ieri si è allenato con il gruppo. Dunque Napoli al completo per il match con i giallorossi di Mourinho. Gianluca Gifuni insieme a voi sino alle 13 per questo appuntamento con il nostro mantra Forza Napoli sempre, che ci accompagna ogni giorno su Radio Marte dalle 12 alle 13. Tony Molà è in regia, possiamo cominciare. 0816363663 per i vostri interventi in diretta al telefono, telefoni sempre aperti, per i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 339-666-9990. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, buon pomeriggio. Come state? Tutto bene? Tutto bene, come stai tu? Bentornati. Ecco, sei pronto a vivere un'altra grande notte piena di luci al Maradona dopodomani tra Napoli e Roma? Io lo spero, perché riflettevo stamattina e spero di coinvolgerti in queste mie riflessioni. La forza del Napoli rischia di distruggere l'interesse del campionato, perché vedo che le squadre che dovrebbero inseguire stanno rallentando, come se non credessero più nello scudetto. Parlo di Milan e Inter soprattutto, le milanesi mollano, a parte che poi hanno anche altri problemi, anche problemi di assetto societario, ed è un peccato, perché il Napoli è straordinario e merita non solo di vincere questo campionato, ma merita di vincerlo combattendo. Invece vincerlo perché si arrendono gli altri diventa un poco più triste. Che i napoletani hanno aspettato anni per un campionato così esaltante, e magari sarebbe bello se fosse in qualche modo contrastato. Senti Antonio, toglimi una curiosità, ti faccio questa domanda, poi dopo chiariamo il perché. Tra Kvaratskhelia e Osimhen, secondo te chi è il calciatore più importante in questo momento nel Napoli? Allora, il calciatore più importante è Kvaratskhelia, per un motivo, perché Osimhen c'è. Con Kvaratskhelia si raddoppia il potenziale di Osimhen, nel senso che quando gioca Kvaratskhelia sulla fascia sinistra, anche con dei movimenti al centro, si può esaltare la forza, il potenziale di Osimhen, perché ha una spregiudicata fantasia, è intraprendente, ribalta il gioco, è molto diverso da un giocatore che pure va apprezzato moltissimo, che è Elmas. Quindi tra l'altro, se mi posso permettere di osservare, che quando non gioca Clara io metterei una punta, metterei Simeone, proprio per dare forza a Osimhen, e Elmas potrebbe trovare posto nel ruolo e nella posizione di Zielinski, se Zielinski è ancora così alterno. Devo dire che mi viene sempre in mente, nel raffronto Osimhen-Kvaratskhelia, il poster all'interno della pompa di benzina che a Viale Michelangelo, che è sempre aperta 24 ore su 24. Quando io vidi questo poster di Kvaratskhelia mentre pagavo, diciamo così, pagavo alla cassa, chiesi: ma come mai il poster di Kvaratskhelia e non di Osimhen? E mi disse il benzinaio: che dobbiamo fare con questo Osimhen, in maniera anche un po' irriverente. Beh, io te l'ho chiesto perché il Guardian, che è tabloid inglese di livello internazionale, ha stilato la classifica dei 100 migliori calciatori nel mondo 2022. Kvaratskhelia è al numero 40, Osimhen al numero 52 per il Guardian, e Kvaratskhelia nel campionato italiano è terzo dopo Leao del Milan, che è 23esimo, e Di Maria della Juventus, che è 38esimo. Insomma, mi pare che stia scalando delle posizioni importanti anche a livello internazionale Kvaratskhelia, ormai si è consacrato. È una bella idea, oggi pomeriggio magari aggiorno il mio blog, è una classifica che ovviamente non condivido, perché Leao per esempio è uno dei giocatori più deludenti del momento, quelli che dovevano tenere in corsa il Milan che invece lo stanno deludendo o comunque frenando. Antonio il Criticone scrive: buon pomeriggio per il grande Antonio Corbo. Se dico che divido in tre parti uguali le percentuali dei meriti azzurri, più o meno uguali, 30% alla società, 30% ai giocatori e 40% a Spalletti, sbaglio? No, io metterei 40% la società e 30% Spalletti.
e 30% giocatori. Perché dai più meriti alla società? È perché ha fatto qualcosa di inedito, di coraggioso. Cioè, torniamo un po' indietro nel tempo. E io lo dico felice di dirlo, perché per un giornalista parlare bene della società, o comunque di una società in genere, significa, si rischia di essere un po' governativi, un po' attendisti, un po' banali. E stavolta devo dire che la società merita un riconoscimento, perché quando nessuno se l'aspettava ha fatto delle cose in controtendenza con le aspettative di Spalletti e dello stesso pubblico, perché il pubblico voleva ovviamente la conferma di Koulibaly, gran parte del pubblico voleva la conferma di Insigne, di Mertens, ricorderete, per Mertens. Invece il Napoli società ha tagliato ogni rapporto con il passato in maniera direi ingrata e impietosa, però ha avuto il coraggio di rinnovare, rifondare la squadra su concetti diversi, ed è riuscito il Napoli a conciliare l'esigenza, l'obiettivo di risparmiare sugli ingaggi e non perdere in qualità, anzi la qualità è aumentata ed è aumentato il valore in bilancio delle voci attive relative ai giocatori, perché i giocatori per di età giovane sono una voce attiva importante nel bilancio. Quindi questa operazione, questa rifondazione è stata qualcosa di molto importante. Io darei addirittura il 50% alla società e 25-25 Spalletti la squadra. Senti Antonio, Napoli-Roma, insomma, i giallorossi sono stati negli ultimi anni un po' la bestia nera del Napoli, soprattutto al Maradona. L'anno scorso ricordo l'1-1 nel finale con El Shaarawy che tolse il Napoli punti importanti per poi sperare di lottare fino alla fine per lo scudetto. Negli ultimi anni, tranne il 4-1 netto poco dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, la Roma ha sempre fatto lo sgambetto al Napoli. È una partita delicata, Mourinho non gioca bene, però sa giocare, diciamo così, sa costruire, confezionare il vestito sugli avversari, ecco. Ha fatto un catenaccio nella partita di andata e poi il Napoli è stato bravissimo a schiodare la partita e a vincerla. È stata una bella fatica per il Napoli e quella vittoria è stata una delle svolte decisive forse in questo campionato. È chiaro che che la Roma è un avversario rilevante, però il Napoli ha dimostrato di smontare il catenaccio di Mourinho nella partita andata. È una bella partita, molto interessante. E allora la vivremo insieme, caro Antonio Corbo, grazie per essere stato con noi, editorialista della Repubblica. Grazie a voi per la cortesia di avermi chiamato e un saluto a chi ci ha ascoltato. Grazie Antonio Corbo, un saluto a te affettuoso davvero. Noi siamo pronti con la pubblicità, tra poco giocheremo Napoli-Roma in maniera inedita, ecco, cercheremo di giocarla con un tifoso della Roma e un tifoso del Napoli. Non sono giornalisti, ma si avvicinano certamente al mondo dei cronisti e soprattutto al mondo dello sport e del calcio. Tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, il nostro mantra quotidiano qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni in vostra compagnia con Tony Molà in regia. Ci sono un po' di messaggi dei nostri amici. 4-0 nel 2020, non 4-1, si ha ragione il nostro amico. Il Napoli aveva la maglia stile argentina, strisce biancoceleste, aprì le danze una punizione di Lorenzo Insigne. La ricordo bene quella partita. Gianluca, tra Kvaratskhelia e Osimhen è come scegliere tra mamma e papà, però dico Osimhen perché sta dando il massimo anche fuori dal campo, anche quando a fine partita condivide la gioia con noi sotto la curva, è il primo, trascinerà la squadra con i suoi gol. Kvaratskhelia ieri l'avevo indicati con questo nome che può sembrare il nome di un personaggio dei fumetti o dei cartoni animati, in effetti tutti e due hanno 13 gol in campionato Osimhen e 4 assist, 7 gol e 9 assist per Kvaratskhelia. Siamo solo a metà strada della stagione, considerata la Champions i gol sono di più di tutti e due, per cui
mi sembra che il bottino già sia importante. La proiezione è tra i 40 e i 50 gol in due, è qualcosa di importante. Allora, a te viene in mente il poster del benzinaio? A me vengono in mente le trasmissioni che avete fatto quest'estate insieme al capo degli A16. Della 16, io non conosco capi della 16, non è quello che indichi tu, ma i capi della 16 erano, quando io sono stato in ritiro a Di Maro, erano dei tifosi, tanti tifosi che avevano portato striscioni, adesivi e quanta roba, caro mio Gaspare. Certamente non il nome che hai indicato tu, ma i tifosi, un po' tifosi come te, poi non so tu come ti eri comportato prima dell'estate. Certamente non noi abbiamo mai parlato di autostrada. Peppe Iannicelli con noi? Peppe, buon pomeriggio. Gianluca, buon pomeriggio a tutti i nostri radiotelespettatori, anche sull'183 del digitale terrestre, mi raccomando, perché si guardano i video, si guardano gli speaker, insomma, e soprattutto le nostre speaker che sono meravigliose. Senti Peppe, una curiosità, prima il nostro amico ci scriveva i meriti di quello che è stato fatto finora. Vanno, secondo lui, 30% ai giocatori, 30% alla società e 40% a Spalletti. Sei d'accordo? No. Io credo che il merito principale, il 50%, sia della società, che ha determinato le condizioni per far sì che si realizzasse questo grandissimo risultato, e questa che si sta configurando ormai come un'impresa che scriverà la storia del calcio italiano. Il resto lo ripartisco equamente tra Spalletti, quindi 25%, squadra, altro 25%. Non ritieni che Spalletti abbia fatto un grande lavoro di riqualificazione di diversi giocatori che non erano quelli che sono oggi? Certamente Spalletti ha avuto un ruolo determinante, perché per esempio il Napoli ha acquistato un talento assoluto come Kvaratskhelia, e Spalletti ne ha saputo subito intuire le potenzialità e, come dire, lanciarlo in prima squadra fin dal primo momento senza alcuna esitazione. Così come Spalletti per esempio ha contribuito moltissimo al miglioramento tattico di Osimhen. Osimhen oggi è un giocatore che è molto cresciuto, oltre che sul piano fisico ed agonistico, doti che aveva già, è cresciuto anche sotto il profilo tattico, della partecipazione alla manovra, dell'intelligenza per restare sul terreno di gioco. Quindi grandi meriti a Spalletti, però chi è che ha ingaggiato Spalletti? Chi è che ha messo Spalletti, chi ha messo a disposizione di Spalletti questi giocatori? Chi è che ha saputo favorire anche un ricambio generazionale attraverso appunto la partenza sofferta, complicata, di giocatori come Koulibaly, Insigne e Mertens? Tutto questo è merito di Aurelio De Laurentiis in primis, e poi di Giundoli e del suo staff, che hanno fatto un lavoro davvero straordinario. Dall'altro lato, uno dei più grandi esperti di calciomercato al mondo, Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio. Basta questa storia. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Luca, ma quella è la Luca verità, Marchetti, perché non lo possiamo dire? Luca Marchetti è la corte di Cassazione, tanto per nei primi dei giorni nostri, in cui i tribunali spesso, ahimè, interferiscono anche con le vicende del campo e delle società sportive, insomma. Esatto, ecco, non darmi pure questa responsabilità, che questo non è un periodo felice per tutti. Tribunali, diciamo che siamo un po' abituati da molti anni oramai a far convivere. Esatto. Senti Luca, una curiosità, The Guardian è uno dei tabloid, insomma, più famosi in Inghilterra, fa la classifica dei 100 giocatori migliori al mondo. Sì. E pone Kvaratskhelia al 40° posto e al 52° Osimhen. Kvaratskhelia sarebbe il terzo nel campionato italiano dopo Leao, che è 23° e Di Maria 38°. È realistica questa classifica, e la condividi? Ma questo tipo di classifiche sono interessanti perché vi lasciano parlare, però secondo me, al di là del fatto che poi si può discutere se è più forte Tizio o più forte Caio, è impressionante che Leao, che Kvaratskhelia sia entrato nella top 100 dopo 6 mesi. Voglio sapere dove stava lo scorso anno Kvara, se era nei primi 500, se lo conoscevano o meno, perché è una classifica stilata da dei giornalisti, se non ricordo male, ed è credo una cartina di quanto stava dicendo anche prima, no? Le capacità, le qualità, quello che è riuscito a mettere in campo, l'hanno già messo all'attenzione internazionale. Nei primi 100 della classifica del Guardian, il terzo in Italia dopo 6 mesi, penso che sia un bel biglietto da visita. È interessante questo, secondo me.
Giusto, giusto. È vero, nel frattempo dobbiamo dire che Kvaratskhelia, oltre a essere in classifica, diciamo che lo definisce uno dei più grandi affari della storia del calcio. Di questi ultimi anni, certamente, senza dubbio. Senza dubbio, per quanto è stato pagato, quello che sta vendendo, senza dubbio. È stato molto bravo il Napoli, è stato molto bravo Giunto, è stato molto bravo il suo staff, senza dubbio. Adesso della storia del calciomercato ci dovrei pensare un po'. Certo. Dopo chiedo consulenza. Aggiunge dei tempi recenti, quindi i tempi recenti non so che significhi, però insomma saranno gli ultimi 20 anni, possiamo dire, ecco. Perché poi magari se andiamo indietro col tempo potremmo trovare altre analogie con calciatori pagati poco e diventati crack. Insomma, non so chi, per esempio. No, ma allora a livello economico non si può fare il paragone, no? Perché alcuni talenti straordinari sono cresciuti nei settori giovani, pensa a Mbappé che l'hanno venduto a 180 milioni di euro, era dal settore giovanile, quindi lì non c'è stata la paura di andarla a pescare in un campionato strano, fuori dai radar del Big Five. Però diciamo come affare, adesso a memoria io credo che negli ultimi 20 anni sia obiettivamente quello che il rapporto qualità-prezzo sia uno dei migliori, no? Con la consapevolezza che poi lo puoi andare anche a rivendere se dovesse servire, e andiamo, come dicevamo anche nei giorni scorsi, sulle tre cifre, no? Perché potenzialmente se Modric vale 100 milioni, perché non anche Kvara? Va bene, nel frattempo Giulio Rashford ovviamente non è d'accordo sul fatto che il The Guardian sia uno dei più famosi al mondo. Assolutamente, certo. Però insomma è un tabloid tra i più conosciuti, ecco, possiamo dirlo. C'è Napoli-Roma, volevo capire da Peppe Iannicelli quali possono essere le insidie di questa partita. Una Roma che viene da 4 gare, pareggio col Milan nel finale, 3 vittorie senza subire gol, con Bologna, Fiorentina e Spezia. Insomma, è una Roma quadrata anche se gioca male. Ma sì, io, se mi consenti giusto 30 secondi per chiosare sulla classifica, trovo molto divertenti queste classifiche, a me piacciono molto perché appunto, come diceva Luca Marchetti, ci consentono di parlare. Poi è chiaro che bisogna intendersi, intendiamo la classifica per esempio basata sugli ultimi 3 mesi di rendimento, sul top del calciatore, su quale parametro anche temporale andiamo a fissare. Io sinceramente faccio fatica a trovare oggi nel mondo, avendo visto anche i campionati a Doha, 20 giocatori più forti di Kvaratskhelia e Osimhen, cioè faccio proprio fatica a trovarne 20, quindi onestamente mi paiono un po' sottodimensionati. Detto ciò, la Roma è sempre una partita che ha come dire, purtroppo ha assunto anche negli ultimi anni una tensione particolare, non facciamo gli ipocriti, sappiamo che c'è tensione tra i due ambienti e peraltro le recentissime vicende hanno acuito questa tensione, quindi secondo me soprattutto questa cornice psicologica potrebbe essere un elemento di disturbo, ma io credo che l'obiettivo del Napoli da oggi in poi sia di fare corsa su se stesso. Ormai il Napoli è come il corridore che deve raggiungere il primato del mondo, e dopo che le lepri si sono sfiancate nei primi giri, adesso affronta gli ultimi giri di pista a tutta velocità, facendo gustare all'Italia anche un grande spettacolo calcistico. Io credo che oggi il Napoli abbia la missione di salvare il calcio italiano. Io ieri, mi piacerebbe che anche su questo Luca Marchetti dicesse la sua, se tu ritieni, Gianluca, certo. Sono rimasto molto colpito dalle parole di Abodi, ministro dello sport, che sappiamo ha avuto anche importanti incarichi nel calcio, che diceva: quello che vedo è un crollo della fiducia delle persone nei riguardi del calcio, e se crolla la fiducia nel gioco del calcio, beh, saremmo tutti più poveri nel nostro paese, non solo i tifosi della Juve, del Napoli, del Milan, della Roma, della Scafatese o del Poggi Ponti. Allora io credo che il Napoli sentiamo la Luca, è tutto chiaro, sentiamo da Luca se il calcio è più povero, come dice Abodi, in questo momento dal punto di vista della credibilità. Beh, credibilità non lo so, nel senso, però il calcio lo diventerà più povero se continuerà, tra virgolette, a non essere credibile agli occhi dei tifosi, perché se all'interno del sistema calcistico, adesso al di là dei colori del tifo e di tutto quello che ognuno di noi può pensare, però non viene data più quell'idea di comunicazione di valori, e si parla soltanto di economia o di giurisprudenza, è già questo un bel problema. Cioè, se le commissioni sportive invece di celebrare i gol di Osimhen e di Kvaratskhelia
parliamo più di tribunali e di conti, capisci che sono proprio i valori dello sport che sono venuti meno, no? Luca, prima di salutarti, il mercato si è chiuso con Gollini dodicesimo e con Sirigu alla Fiorentina nel Napoli, no? È così? Io penso proprio di sì, sinceramente. Del Napoli sì. E questa operazione Gollini a meno che non ci sia questa quota di una I che chiaramente sarebbe per il prossimo anno, ma che Napoli sistema già per questa sessione di mercato, cioè chiudendo le porte agli altri. Però era una cosa già in piedi, già nota, diciamo. Sì, questo potrebbe fare il paio con un'eventuale cessione di Zielinski, mi sembra di... Ora? No, a giugno. Dai, a giugno, sì, sì, è chiaro. In futuro, in prospettiva. Senti, Napoli-Roma è una partita molto delicata, lo dicevo prima, Luca, prima di salutarti, perché insomma Mourinho in questo momento sta macinando punti, ecco, e vittorie, senza subire gol. Gioca, confeziona il vestito sull'avversario ed sì, è molto fastidiosa come squadra. Poi ha un Dybala in più, che è tornato su livelli di insomma eccellenti, e non è un caso che la Roma ha ripreso a vincere e convincere quando è tornato di fatto a disposizione Dybala nel top della sua forma. La Roma perché questo fanno le squadre di Mourinho, si difende molto bene, sfrutta le occasioni che ha a disposizione anche calci piazzati, la squadra, e con un Dybala in più e con un Abraham ritrovato, è una squadra in forma oggi, è una squadra in forma, pericolosa. Però sono d'accordo con quanto dicevamo prima, Napoli oggi ha un vantaggio talmente importante sulle seconde, sulla zona Champions, perché poi tutte sono seconde, no? Sono distanti una o due punti l'una dall'altra, quindi oggi non c'è un anti-Napoli, che non deve guardare all'avversario, deve guardare l'avversario. Napoli è il Napoli, poi partita dopo partita chiaramente cambiano le caratteristiche di chi vai ad affrontare, ma Napoli ha una fisionomia ben delineata, uno stile di gioco ben delineato, una mentalità così ben delineata che secondo me, al di là del fatto che è evidente che poi cambiano gli avversari da dover affrontare, io credo che se ne debba curare il giusto, ecco. Però sarà una bella partita, secondo me sarà una bella partita, sono due filosofie al contrario. E ci godremo questa bella partita. Brunello scrive: Kvaratskhelia è stato il più grande affare dopo Kakà al Milan, fattore K, e si va sul sicuro. Vedi che bisogna, però ci sta come si dice. Non è così, non è d'accordo Iannicelli con Brunello. La fortuna non esiste, diceva Seneca, è il talento che incontra l'occasione. Qui c'è stato il talento che ha incontrato il Napoli, cioè l'occasione della sua vita, ma il Napoli ha saputo cogliera, perché tutti adesso anche Kakà al Milan. Non possiamo negare che Kakà al Milan hanno pagato, credo, arrivo già fuori classe, ecco. Però ragazzi, cioè Kakà, insomma, già tutte le stimmate del fuori classe. La Juve non lo prese per il nome. Cioè Kakà è stato uno dei giocatori più belli apparsi in Italia della sua generazione, insomma. Peppe, sul mercato Ubi Maior minor Cessa. No, Kakà ci sta. Smoking bianco Kakà, come un felice soprannome che gli venne affibbiato, insomma. Va bene, Luca, grazie per essere stato con grazie noi. Luca, a voi, ciao. Oh, grazie a Luca Marchetti da Sky Sport, grandissimo esperto di calciomercato, come sapete ormai in tanti, voi che seguite attentamente le reti Sky Sport. Peppe Iannicelli, domani dalle 12 alle 14 come sempre sarai qui su Radio Marte con il tuo Marte Sport Show e tante sorprese. Saremo alla vigilia di Napoli-Roma e saremo anche alla vigilia della conferenza stampa di Spalletti, della quale vi daremo poi le anteprime con i nostri inviati, i nostri collaboratori e quant'altro. Naturalmente tanta buona musica e anche qualche sorpresa, perché poi ci piace sempre riservare qualche sorpresa in queste due ore di sport e di allegria e di gioia. Ci vediamo domani e ci sentiamo domani dalle 12 alle 14. Grazie a Peppe Iannicelli per essere stato con noi. Voliamo in pubblicità, tra poco con Forza Napoli sempre. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni, per il nostro mantra Forza Napoli sempre, dal lunedì al venerdì qui su Radio Marte. Siamo con Giada De Blanc. Giada De Blanc, eccola qui. Funziona la cuffia? No, non funzionano le cuffie. Come non funzionano le cuffie? Possibile?
Scusami, per quale motivo non dovrebbero funzionare? Non sento niente. Non senti niente? Vabbè, andiamo avanti. Adesso dovrebbe... Va bene, nel frattempo, buongiorno, forse il più grande affare degli ultimi anni è stato Pogba dalla Juventus al Manchester United, scrive Ciro La Scafati. Allora, noi stiamo cercando di contattare Valerio Caprara, che è critico cinematografico, insomma, di grandissima esperienza, di grandissima valenza, molto vicino al mondo del calcio e tifoso della Roma. Speriamo di riuscirci. Dall'altro lato però abbiamo già un grande medico, molto legato anche lui al mondo del calcio, Franco Di Stasio, insomma, chirurgo maxillofacciale e odontoiatra. Buon pomeriggio, Franco. Ciao Giallo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Marte. Buongiorno. Giada Di Blanc. Giada De Blanc, eccola qua, e adesso vediamo se riesci a sentirti, Giada, perché abbiamo cambiato le cuffie. Sì. Vediamo un attimo, ecco qua. Allora, Giada De Blanc, adesso sento, senti, adesso ti ha salutato Franco Di Stasio come Giada De Blanc. Ah, contraccambio i saluti. Ecco, lei non è Giada De Blanc, è soprannominata De Blanc, ma lei è Giada, è la factotum di Radio Marte, che è tifosa della Roma. Non confondiamo le persone. È tifoso della Roma. Senti, Franco, una curiosità. Visto che Kvaratskhelia è stato definito dal The Guardian uno dei più grandi affari della storia del calcio recente, sì, ed è stato posto al 40° posto nella classifica dei migliori calciatori del mondo, terzo in Italia dopo Leao e Di Maria, ti trova d'accordo, sì, questa classifica? Guarda, assolutamente no, perché la classifica secondo me deve essere contestualizzata al momento. Se guardiamo nella storia, Di Maria è certamente primo, ma attualmente Kvara è il numero uno assoluto. Leao è un incostante molto forte, ma è un incostante. Kvara tecnicamente è il calcio, è quello che ti fa divertire, quello che spariglia, quello che salta l'uomo con una grande facilità, quello che può cambiare il ruolo e soprattutto è sempre presente in partita, cosa che Leao per esempio non fa. Di Maria è un pianeta diverso ovviamente, ma il Di Maria che conosciamo noi adesso, diciamo, è un po' più vecchio. Allora, nel frattempo dobbiamo dire che Napoli e Roma se la giocheranno domenica sera, penso al completo, perché Pellegrini dovrebbe recuperare per la Roma, c'è un Dybala in grande spolvero. Le insidie, Franco, di questa partita, tu che sei sempre molto attento agli aspetti tecnico-tattici, Mourinho è uno che aspetta e riparte, diciamo così. Sì, sì, in effetti è la squadra più in forma del campionato dopo il Napoli. Io non sono d'accordo che non gioca bene, perché se una squadra vince comunque presenta delle peculiarità positive. Non ci piace forse quel tipo di gioco, però è un gioco, diciamo, più all'italiana, che può creare qualche problema, però insomma niente di particolare. Attualmente fra Napoli e Roma c'è una categoria di differenza, però è una partita più insidiosa. Guarda, se noi non riusciamo a metterci in contatto con Caprara ci dispiacerà, però a questo punto facciamo così, visto che abbiamo anche Giada Farrace che è qui con noi, ci piace giocare anche Napoli-Roma, che è una partita molto sentita anche dal punto di vista musicale, ecco qua, ascoltiamo prima questo, uno stralcio di questo, così ce la canta Giada tra poco. Ecco, questa è la canzone che scandì i minuti, le ore, i giorni, le settimane, i mesi di quel grande scudetto, il primo della storia del Napoli del 1987, che tu ricorderai bene, caro Ma Franco. Conosco anche benissimo la canzone, la sua memoria, e adoro Nino D'Angelo, tra l'altro, quindi. Dall'altro lato c'è un'altra canzone, insomma, che sfida il Napoli, eccola qui. Ecco. E che canzone? No, però non essere non esagerare. Facendo un appunto, e che canzone. Ma non esagerare. No, non esagero. Non sei a casa tua, questa è la casa del Napoli, lo sai. Questa trasmissione con si chiama Forza Napoli sempre. Rispetto, dico che canzone. Che canzone, insomma. Insomma, anche la suggestione di queste musiche, no? Risuona alla vigilia di questo match, caro Franco. Beh, oggettivamente Antonello Venditti è un mito, vedi? Assoluto. E poi questa canzone è molto 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 bella. È una canzone che è entrata nella storia, perché che è, entrata nella è un capolavoro. Però diciamo che da un punto di vista, tu sai che io con Valerio
sono molto molto legato, è uno dei miei migliori amici e quindi abbiamo questo derby in famiglia, perché fra Napoli e Roma, insomma, io sono abbastanza grande da ricordare che è stato da sempre il derby del sud, il vero derby è stato sempre Napoli-Roma. Qualcuno lo chiamava anche del sole, ricordi? O anche del sole. Poi che io del sole? Diciamo, non lo so, non l'ho mai saputo. Sai, adesso l'autostrada del sole, l'autostrada del sole che unisce le due città. Poi bella. Ho tanti parenti a Roma, c'ho, abito pure a Roma, insomma è una partita per me molto sentita. E quindi poi c'è Valerio, a me piace molto battere Valerio su questa cosa, quindi senti Giada, ma è una curiosità, sì, la sottoporre l'attenzione di Franco Di Stasio, che è, diciamo così, un concenne dal punto di vista medico. No, niente, Giada, non sono così vecchio, ho solo 64 anni. Vabbè, ma tu sei cominciato giovane, GIF, caro mio, non dare del vecchio. Sì, sono 32 anni che sono consulente dell'Opus. Ma forse vorrei sottoporgli una domanda che avrei voluto fare a te, GIF, ma che giro a lui. Secondo te il Napoli contro questa Roma deve più attaccare o difendersi? Guarda Giada, la realtà è che il Napoli sa fare molto bene quello che sa fare, allora non deve mai snaturarsi, perché nel momento in cui provi a giocare diversamente ti camuffi e non va bene. Snaturarsi? Sì, snaturarsi, non deve snaturarsi. Il Napoli deve giocare come sa, occupare la metà campo avversario, avversaria, e dare quindi i suoi tempi. Senza protagonismi, mi riferisco a Osimhen. No, ma il Napoli è squadra, il Napoli è squadra. Il Napoli è squadra, noi facciamo difficoltà a volte a dire chi è il migliore in campo del Napoli, perché comunque c'ha delle punte, dei talenti straordinari, ma globalmente la media è molto alta, mentre nelle altre squadre bisogna aspettare il miracolo di qualcuno che è il top player. Noi abbiamo tanti top player. Questo è vero, è vero. Senti Franco, in chiusura ti chiedo, nostro amico prima ha dato meriti alla Napoli per il 30% a Spalletti, per il 30% per il 30% alla società, per il 30% ai calciatori, per il 40% a Spalletti, di tutto quello che il Napoli sta facendo adesso. Sono meriti corretti questi? Cioè la distribuzione, sì, è corretta? Onestamente sì, a volte sai, della sensazione ho sentito questa cosa che avete trasmesso prima, in effetti sembra che 100 sia un po' poco per dividere i meriti, però è così, mi rendo conto. Questo è un miracolo spallettiano, perché tutti i calciatori sono migliorati moltissimo, e tu GIF sai bene che quando un calciatore migliora è perché c'è un grande maestro di calcio. Spalletti attualmente è il miglior allenatore italiano, però bisogna dire che la società ha fatto un miracolo, perché tutti, io in primis, con le dismissioni che abbiamo avuto a inizio campionato, non ero certo che oggi avremmo parlato con questi termini. E poi i calciatori che hanno dimostrato che in campo sono veramente un gruppo e una squadra. Non sono solamente buoni giocatori, è una squadra, e questa è la differenza con tutte le altre squadre del campionato. Senti, c'è Antonio che scrive: se il dottor Di Stasio è quello che mi si è posto i denti di Laurent Blanc, è un genio. Sì, sì, sono io, sì, sì. grazie per l'ingegno. È proprio lui. Franco, grazie per essere stato con noi. Purtroppo Valerio Caprara dobbiamo sentire, abbiamo un appuntamento, evidentemente avrà avuto qualche problema, qualche contrattempo. Bisogna capirlo, perché lui è romanista nell'animo. Evidentemente, visti i trascorsi, non ha voluto. Hai capito, bravo. Teme di essere anche preso in giro, perché noi dall'alto possiamo ingiuriare, prendere in giro chiunque praticamente. Giada, hai capito? Tu, infatti Giada si è messa il cappotto. Allora io vorrei dire una cosa, non sottovalutateci. Va bene. Non dico altro. No Giada, mai sottovalutare. Guarda, hai detto una cosa giustissima. Tieni conto che io, che sono, mi reputo un uomo di sport di campo, io anche scapoli ammogliati la gioco con, voglio dire, con l'attenzione. Sottovalutare la Roma sarebbe grave. È giusto. Va bene, mi dispiace per Giada, scrive questo amico, ma Napoli asfalterà la Roma, uno più over. Questa sicurezza non porta proprio bene. Guarda, ha scritto, io vedo la foto, è Schwarzenegger che l'ha scritto. Abbiamo fatto i complimenti al nostro amico che non si firma, però. Insomma, io la verità, io conserverei un po' di scaramanzia,
Bravo. Va bene, la stessa che ha conservato Valerio Caprara a non intervenire qui su Radio Marte, come invece ha sempre fatto quando la Roma ha perso. Ecco, questa non è scaramanzia, è prudenza, perché sapeva di essere preso in giro. Grazie a Franco Di Stasio e buon lavoro. Davvero. Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao, a tutti. Franco. A presto. Franco, ciao. Grazie Giada per essere stata con noi. Grazie anche a te, tu Gif. Due volte questa settimana sei intervenuta per parlare sei della contento? Roma. Sei contento? Sì, ma tu sei contenta? Certo, molto. Domenica sera sarai ancora più contenta. Vediamo. Perché dovrei contare, dovrei prendere il pallottoliere. E tu contare, ne sei sicuro? E contare sei i gol del certo. Napoli. Ecco, va sì. Bene, va bene. Anzi, Kvaratskhelia e Osimhen, chi segnerà di più? Osimhen. Ciao Giada. Ciao. Andiamo in pubblicità, tra poco parleremo ancora di mercato qui a Forza Napoli sempre. Il capitolo su Napoli-Roma, giocata anche in maniera un po' scherzosa e inedita rispetto al consueto discorso e dibattito calcistico, torniamo a parlare ancora di Napoli-Roma ma anche di altro. Devo dire che Brunello scrive: l'autostrada del sole, a proposito del derby del sole tra Napoli e Roma, così veniva definito fino a un po' di tempo fa, a proposito dell'autostrada del sole che unisce Napoli e Roma, una volta univa, scrive Brunello, adesso fa il campo di battaglia degli ultimi. E questa è la verità per quello che è successo qualche settimana fa. Dopodiché poi è stato deciso dal governo, dal Ministero degli Interni, di vietare per 2 mesi le trasferte sia ai tifosi del Napoli che ai tifosi della Roma. Un altro ascoltatore, Raffaele Zivillo, scrive: 40% i meriti a Spalletti, 30 alla società e 30 ai giocatori. È quello che ci scriveva anche il nostro amico. Un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, buongiorno Radio Marte. E niente, volevo dire che si sta tanto beatificando questa Roma che ha vinto 4 partite senza incassare gol, con Spezia cosa. Abbiamo incontrato la Juve che veniva da 8 risultati consecutivi senza prendere gol e ha preso 5 pappine. Quindi non dobbiamo temere nessuno, rispetto per tutti ma timore per nessuno. Forza Napoli e tanti saluti da Salvatore da Padova. Ciao Salvatore da Padova. Beppe Accardi, operatore di mercato, manager, intermediario e agente di calciatori. Caro Beppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato, sei impegnatissimo col mercato. Che stai facendo? Impegnatissimo, questo qua è un mercato che fa ridere quest'anno. Come? Te che stai facendo? Tu scusami, tu stai vendendo giocatori uno dietro l'altro, stai piazzando tutto. Ma io ho piazzato dei giocatori di questo momento di Serie C. L'ultima cosa che mi rimane da fare e trovare squadra in baie. Abbiamo fatto la risoluzione d'autorità con il Cluj perché ci hanno fatto i danni, però siamo lì a lavorare, tanto fortunatamente lui si può accasare anche dopo la chiusura del mercato. Senti, hai sentito il nostro amico nel frattempo Emilio, e non solo lui, dice: caro Gifuni, non fare lo sbruffone, resta con i piedi per terra. Io scherzavo con Giada Farrace, che è tifosa della Roma e che era fino a poco fa qui nei nostri studi, scherzavo con lei. So bene che bisogna sempre stare con i piedi per terra perché ogni partita ha le sue insidie e la Roma spesso e volentieri al Napoli ha messo i bastoni tra le ruote proprio a fuori grotta. Quindi qual è l'insidia di questa gara di domenica sera con Mourinho, che ha vinto 3 partite nelle ultime 4 senza subire gol e ha pareggiato poi col Milan 2-2. Qual è l'insidia? L'insidia è Mourinho. Mi spiego meglio. Mourinho riesce a ottenere dai suoi giocatori delle risposte importanti. È un gran motivatore. È un giocatore. Io lo chiamo uno di quegli allenatori, scusa, non giocatore, uno di quegli allenatori all'antica, quegli allenatori che una volta riuscivano a creare il gruppo e col gruppo riuscire a fare le cose importanti. È ovvio che è una partita difficile da affrontare, però oggi a livello di qualità tecnica fra il Napoli e la Roma non c'è paragone. Le motivazioni sono quelle che faranno la differenza in questo momento. Però in questo momento vedo un Napoli che ha trovato una condizione psicofisica e una condizione di autostima importante. È ovvio che uno non si può permettere di prendere le cose troppo sotto gamba,
ma è anche vero, e bisogna dirlo, che se vi ricordate, mi sembra, dopo il rientro dalla sosta, sembrava che il Napoli potesse avere un calo. Invece, da quel momento in cui ha dato la sensazione che potesse essere un po' in difficoltà, ha trovato delle energie talmente tanto importanti che oggi, secondo me, la squadra che si deve preoccupare è la Roma più che il Napoli. Senti, l'operazione Gollini che è del Napoli da qualche giorno e che sarà dunque in panchina contro la Roma domenica sera, con Sirigu che va a Firenze, insomma, dal punto di vista sostanziale non cambia nulla? Che cos'è? Una voglia di cambiare aria da parte di Gollini che era a Firenze, da parte di Sirigu che era a Napoli? È tutto qui? Tu che conosci sicuramente bene? sicuramente i giocatori hanno bisogno di nuovi stimoli, giocando poco da una parte, giocando poco dall'altra, ti viene a volte anche un po' di depressione, a volte poi cosa pensi? Magari vado lì, posso andarmela a giocare. In realtà è solo una questione che serve a ridare più stimoli ai giocatori che alle società, perché sostanzialmente cambia niente. Senti, Beppe, in chiusura ti chiedo, ma è possibile che uno come Sirigu, che insomma, poteva vincere lo scudetto, avrebbe potuto vincere lo scudetto a Napoli, si è andato a Firenze, cioè abbia così rinunciato ad avere uno scudetto nel suo curriculum? Possibile? Ragazzi, nel calcio è possibile tutto. Quando arrivi che... Ma quanti l'avrebbero fatto? Onestamente pochi, secondo me, tra i calciatori in questo momento, anche da secondi portieri, anche sapendo di non giocare mai, insomma, uno se resta per avere nel curriculum uno scudetto eventualmente, no? Certo, però ti dico, la mentalità, quello che passa nel cervello dei calciatori a volte è strano, no? Poi sai, magari gli è stato promesso che a Firenze può trovare più spazio e cose varie. Quello che passa nella testa dei calciatori, vi dico, credetemi, è difficilissimo da comprendere. Ti porto un esempio, no? Quest'anno, quando noi abbiamo fatto la risoluzione con il Bayer dal Bologna, non è che noi avessimo la necessità di fare la risoluzione di contratto, ma lui è arrivato a un momento in cui proprio non riusciva più a stare a Bologna, e lui a Bologna è stato 7 anni, no? Aveva proprio bisogno di respirare un'aria nuova. Poi sfortunatamente ci siamo fatti ingannare dal Cluj, che ci ha raccontato che se arrivava e per loro era Maradona e cose varie, siamo andati a finire dentro un baratro. Però ci sono dei momenti in cui i giocatori hanno bisogno di cambiare aria. Probabilmente è quello che è successo a Sirigu. Kvaratskhelia e Osimhen, il The Guardian stila la classifica dei primi 100 giocatori al mondo. Kvaratskhelia al numero 40, Osimhen 12 posizioni più dietro al 52. In Italia vengono prima Leao, Di Maria e poi viene Kvaratskhelia. È corretta secondo te questa classifica? Guarda, può sembrare corretta perché tendenzialmente sono due giocatori giovani che sono arrivati. Leao e Kvaratskhelia, dici tu? Sì, che sono arrivati agli onori negli ultimi due campionati, un campionato, e allora magari tutti aspettano la riconferma nei campionati prossimi. Ma sicuramente sono due giocatori, ma anche Kim Stetos, sono dei giocatori che nei prossimi anni sicuramente arriveranno ad essere nei primi 10 giocatori. La cosa bella è una, che il Napoli ha dato continuità nel dimostrare che hanno la capacità di andare a trovare dei giocatori che non sono stati visti da nessuno. Guarda, stamattina leggevo un commento su un sito di qualcuno che diceva: ma è possibile che Kvaratskhelia e Kim li ha visti solo Giuntoli? Ma non è questione di averli visti, è questione di avere la competenza e il coraggio di andare, certo, a investire su dei giocatori che sono sconosciuti. Io so che Kvaratskhelia, il Milan, la Juve, il Tottenham lo volevano, poi dopo non lo hanno più preso, il Napoli è stato lesto poi dopo l'epoca Covid, diciamo. Ma sai, ma la questione è una: volerlo è un conto, prenderlo è un altro, perché magari in quel momento il Milan e altre squadre l'hanno visto, però non ritenevano dover spendere i soldi, certo, quei soldi per andare a prendere quei giocatori.
Perché l'assurdo qual è? L'assurdo a volte è quello. Io mi ricordo un anno avevo in mano Cugna, che era al Sion per l'Italia. Cugna aveva 20 anni, 19 anni e mezzo, 20 anni. Il Sion l'aveva pagato $100,000 e lo voleva vendere a una cifra attorno ai 15 milioni di euro, no? Sì. Tutti dicevano un buon giocatore, mi interessa, però poi quando andavi a sparare la cifra dei soldi che volevano, dicevano no, ma sono troppi di qua di là. Poi Cugna andò in Austria a 30 milioni di dollari, 25, poi venne venduto in Germania a 50, poi andò all'Atletico. Cioè a volte perdiamo delle occasioni perché non abbiamo il coraggio, di osare, investire di osare quei soldi. Il Napoli invece ha questa grandissima capacità, ha un team fra direttore sportivo e non dimentichiamoci lo staff di osservatori che fa scouting, perché sono quelli che lavorano dietro il silenzio, che riescono ad arrivare su dei giocatori che magari nessuno spenderebbe i soldi che hanno speso per poi andare a quantificare con delle cifre importantissime. È vero, Beppe, grazie per essere stato con noi. È buon pomeriggio. Un piacere. Piacere è nostro. Buon lavoro a Beppe Accardi. Grazie a Gigi Soriani e Tony Molà per averci accompagnato dalla regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Noi ci ritroviamo questa sera alle 18 con Metti a Folle nel Dry Time di Radio Marte con il sottoscritto ed Elisa Davino e tantissime sorprese. Finisce qui Forza Napoli sempre. Tra poco un'ora di altro grande calcio.